S38. Continua per 10 chilometri. Centro o andiamo all'hotel poi ci andiamo a piedi? Tutto qua. Allora quando si entra così. ci andrei anche in bagno e così. Dai, non posso ubricare un lavoro. Allora qua si entra e qua c'è Andrea, qua c'è Andrea seduto, può vedere che sta. Qua invece c'è il bagno, qua c'è il bagnetto, qua c'è il bagnetto, qua c'è Andrea che mi vuole rovinare un'altra volta il video, ma io vado avanti. E qua c'è anche le cose per fare il tè la mattina. Ci sono anche le mele e anche le caramelle. Tra 400 metri sarai arrivato a destinazione. Vuoi vedere? Sto facendo marmellata, la prima volta che la faccio, ragazzi. Quelli di pesca, dopo li metto a bollire, faccio, dopo vi faccio vedere. Qua invece sono le pere che erano da buttare via, cioè, le ho raccolte
Le ho pulite e poi dopo adesso faccio la marmellata, ma saranno due vasette anche di queste, secondo me. Così faccio la marmellata per la prima volta. Stavo dicendo, questa padella qua è perfetta per fare le marmellate perché si cuoce lentamente e non brucia. Faccio a fuoco bassissimo. Secondo me è perfetta. Allora, qua ho fatto praticamente, erano qua sul 800 grammi di pere, ci ho messo 400 più o meno grammi di zucchero. E invece nella pesca, nelle marinate di pesca, ho aggiunto anche un limone. Ho preso tutti i vasetti nella stessa misura apposta, e così dopo quando li metto a bollire sono tutti uguali. No, qua non ci stiamo. Devo prendere un'altra pentola. Ci ho messo l'acqua che sia sopra. Ci mettiamo anche questo canovaccio qua in mezzo, che così non si toccano. Mi sa che ci metto anche un altro. Direi che ci siamo. Poi lo metto al fuoco. Ecco qua, vedete, quando bolle lo spengo e poi lo lascio in acqua calda. Mi sa che è incominciato a bollire, adesso lo spengo. Aspetta ancora un secondo. L'ho spento e lo lascio qua per un po', ecco, dopo lo tiro fuori quando si raffredda un po'. Vedete tutte le bollicine che l'aria va via. Spero che questo video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti.